Presidente Di Fabio, passata più di una settimana dalla giornata storica per lo sport, per il basket di Pescara, sensazioni? Sensazioni, stasera terminano le feste, da domani, a parte che lo stiamo già facendo, cominciano dei giorni duri di lavoro per creare e ottimizzare quello che per adesso abbiamo soltanto vissuto come un sogno. Si deve cominciare un lavoro certosino, contando le nostre forze umane ed economiche per regalare a questa città un campionato con qualche ambizione che possa, diciamo, mantenere i risultati che i tifosi si aspettano. Dal punto di vista tecnico, in trasmissione avete confermato praticamente coach Stefano Raiola, so che siete intenzionati a tenere Ennio Leonzio. Dove li vuole vedere gli americani, il presidente? Ma sicuramente il primo nodo era Stefano, poi adesso sicuramente, ripeto, stiamo ottimizzando qualcosa di diverso all'aspetto tecnico. I giocatori che vorrei tenere a Pescara sono diversi. Che gli può dire? Ma sicuramente il nucleo storico della promozione io non lo distruggerei. Vediamo anche le esigenze, vediamo anche le loro voglie, le loro necessità. Credo che questa sia una squadra competitiva che abbia bisogno sicuramente di due innesti importanti stranieri e credo un paio anche italiani. Per il resto credo che il nucleo e l'ossatura della squadra possa essere mantenuta. A papà Di Fabio cosa si sente di dire? Una fotografia almeno. A papà Di Fabio niente, già come detto nell'intervista, sicuramente uno dei fattori importanti di questi anni, ha lavorato nell'ombra, ha parlato nell'ombra, ha operato nell'ombra, quindi è uno dei vincitori, è uno di quelli che porta lo scudetto sulla maglietta. Avete regalato un grande sogno a Pescara. Ho dato quel che potevo, del resto dopo uno sport fatto 7 anni con le aziende più grande d'Italia e aver vinto in tutta Italia è un ricordo e un insegnamento per il futuro che è tornato. Facciamo un abbraccio in diretta televisiva? Questo è un bellissimo quadretto di famiglia, la famiglia Di Fabio che ha regalato la Serie A Pescara.